Testimoni di guerra, costruttori di pace, da una parte l'opera di inviati sugli scenari di guerra, e tanti scenari di guerra, in particolare oggi parliamo ovviamente del conflitto in Ucraina, dall'altra gli operatori umanitari, le tante associazioni, organizzazioni non governative che in qualche modo stanno sul campo e cercano di portare assistenza sanitaria e umanitaria. In genere, come queste due importanti testimonianze possono dare il contributo anche per comprendere meglio il contesto storico in cui ci troviamo tutti noi. Tutto questo al centro di un importante incontro pubblico organizzato dalla Fondazione Luciano Russi, che prende spunto da un testo estremamente interessante e molto attuale, Pensare la pace, un testo che raccoglie una serie di riflessioni del compianto ex rettore dell'Università di Teramo, all'epoca docente all'Università di Roma, con appunto riflessioni legate al significato della pace, prendendo spunto dai grandi pensatori della storia. Il pensiero critico è fondamentale per il giornalismo, bisogna interrogarsi, dare un contesto al testo, stare attenti all'uso delle parole, soprattutto in un periodo di guerra, sapere che molte sono le deformazioni, molte sono le bugie, quindi con grande passione dalla parte del popolo ucraino e dalla parte degli oppressi, ma poi anche una grande attenzione al pensiero critico, ad un'informazione completa che faccia capire a chi sta a casa le ragioni della guerra, le ragioni della pace e la possibilità di uscire dalla guerra. Proprio quest'anno 50 anni di attività per questa gloriosa organizzazione, in quanti scenari siete stati e in questo momento state operando? Beh, in questo momento siamo presenti in tutti gli scenari di belligeranza, oltre a essere presenti in situazioni in cui vi sono crisi umanitarie legate a problemi come la malnutrizione, disastri ambientali. Noi non abbiamo ancora cominciato a sentire parlare di migranti climatici, ma ci manca poco. Come la comunità di Sant'Egidio sta rispondendo ai bisogni del popolo ucraino in questo momento? Beh, prima di tutto con la solidarietà, che è la prima risposta alla guerra. Crediamo fortemente che possa essere anche la prima opera di pace che debba essere fatta, con l'accoglienza ai profughi che arrivano qui in Italia, ma non soltanto, in tutta Europa dove la comunità è presente, e attraverso una rete che si sta creando per salvare tante persone.